San Cleofa fu un discepolo di Gesù. Durante il giorno della resurrezione, insieme all'altro discepolo Alfeo, si stava dirigendo verso il villaggio di Emmaus, distante circa 7 miglia da Gerusalemme, dopo le celebrazioni pasquali. Non riuscirono a riconoscere Gesù fino a quando, ospitandolo generosamente nella loro dimora, si manifestò loro. Cleofa si rivolse allo sconosciuto dicendo: «Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute». Era evidente che Cleofa era profondamente deluso. Successivamente Cleofa raccontò: «Ma alcune donne del nostro gruppo ci hanno sconvolti. Sono andate al sepolcro al mattino e non hanno trovato il suo corpo. Hanno avuto una visione di angeli che hanno detto che egli è vivo». Sentendo queste parole e notando la speranza ancora viva, lo sconosciuto iniziò a spiegare loro le scritture. Quando si avvicinarono al villaggio dove stavano andando, il misterioso uomo fece come se dovesse continuare il viaggio, ma Cleofa e Alfeo insistettero affinché rimanesse con loro, poiché stava facendo sera. Così entrò con loro e si sedette a tavola. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Fu in quel momento che riconobbero che era Gesù, ma quando lo riconobbero, improvvisamente sparì dalla loro vista. Questa storia ci insegna l'importanza della fede, della perseveranza e della speranza che guidano le nostre vite. Preghiamo affinché Dio mantenga viva in noi la speranza e la fede, come ha fatto con i discepoli. Oggi commemoriamo San Cleofa, discepolo del Signore, che ardeva di passione quando, durante il viaggio con un altro discepolo, Gesù apparve loro la sera di Pasqua e spiegò loro le scritture lungo il cammino. Egli fu anche colui che riconobbe il Signore nell'atto di spezzare il pane nel villaggio di Emmaus. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.